soluzione che abbiamo presentato segue gli incresciosi fatti che si stanno verificando lungo le linee, in particolare Bologna-Ravenna, dove in seguito al cambio dell'orario dei treni avvenuto il 9 dicembre, diverse fermate nelle stazioni minori sono state soppresse. La soppressione di queste fermate in queste stazioni ha provocato grandi disagi, soprattutto appunto nelle stazioni minori, dove per risolvere il problema alcune scuole hanno dovuto cambiare orario, diversi pendolari per lavoro hanno dovuto smettere di utilizzare il mezzo pubblico, il treno, per il quale avevano già pagato un abbonamento annuale e sono dovuti tornare al mezzo privato e all'automobile, pur avendo pagato per un servizio che oggi non esiste più. Altri devono, sulle stesse linee, fare percorsi più lunghi, quindi andare in una stazione più distante e poi da quella stazione tornare indietro, e per questo qualcuno, soprattutto studenti, ha preso anche delle multe, perché per arrivare alla stazione dove doveva arrivare in precedenza ha dovuto fare un percorso alternativo che evidentemente non era ricompreso nell'abbonamento. Bene. Oltre a tutti questi disagi che sono già stati rappresentati in varie forme di protesta, in manifestazioni, ho presente la manifestazione che è stata tenuta qualche settimana fa davanti al Comune di Ravenna, e oltre appunto a questi disagi, oltre al danno, la beffa, perché c'è chi ha pagato un servizio annuale e quel servizio non se lo ritrova più, c'è chi ha pagato un servizio e si è ritrovato a dover pagare delle multe, c'è chi ha pagato un servizio e si trova di fronte a sostenere degli altri costi. Bene, noi crediamo che almeno per rimediare a questa gestione scandalosa, oltre a ripristinare al più presto le fermate e gli orari che c'erano in precedenza, si debba procedere, come è successo in altri casi, al rimborso e all'indennizzo degli utenti che hanno sopportato disservizi e maggiori costi. Questo chiediamo con la nostra risoluzione. Mentre vedo che oggi arriva una risoluzione del PD, la classica risoluzione di copertura. Noi solleviamo il problema e voi venite con una risoluzione e che cerca di coprire il problema dicendo come è stata brava la Regione. Bene, purtroppo per noi, mentre negli impegni essenzialmente richiedete le stesse cose che chiediamo noi, quindi ascoltare gli utenti, rimborsare eventualmente i pendolari, nelle premesse dite come questa Regione è stata brava. Bene, su questo ovviamente totale disaccordo. Non possiamo dire che non è colpa della Regione la modifica del cambio d'orario, ma è colpa del gestore che non ha ascoltato la Regione, non ha ascoltato gli enti locali e non ha ascoltato i comitati dei pendolari. Compito di ascoltare i comitati dei pendolari è la Regione. Compito di verificare se gli orari di un servizio che paga la Regione è compito di questo esecutivo. Questo compito non è stato assolto, quindi adesso è inutile arrampicarsi sugli specchi dicendo che è solo colpa del gestore che non è ben comunicato, perché il comunicato che annunciava trionfalmente che il nuovo orario avrebbe velocizzato le tratte è stato fatto da questo esecutivo, non è stato fatto da Trenitalia. Quindi la Regione e l'esecutivo si deve assumere le proprie responsabilità, quindi rigettiamo le premesse. La Regione e l'esecutivo deve prevedere dei rimborsi e degli indennizi e deve prevedere di risolvere i problemi che sono stati creati per una mancanza di controllo e per una trattazione, diciamo, non soddisfacente di questo problema. Quindi sull'impegno noi possiamo convenire, ma assolutamente non sulle premesse. È una presa in giro per i cittadini e per questa Assemblea.